La città di Roma giace fra due distretti vulcanici, i Monti Sabatini a nord e i Colli Albani a sud, che ne hanno caratterizzato geologia e morfologia, depositando uno spesso volume di rocce piroclastiche che ricopre gran parte del territorio della municipalità. Esso è costituito per lo più da pozzolane e tufi, che essendo ottimi materiali da costruzione, venivano utilizzati già nell'antichità. Gli antichi romani, infatti, usarono il cemento fatto con la cenere vulcanica per costruire strutture incredibilmente imponenti, come la cupola del Pantheon o le fondamenta del Colosseo. E fu proprio l'immediata disponibilità di rocce vulcaniche che portò alla scelta dell'insediamento e alla successiva crescita della città. Caratteristica dei suoli vulcanici è anche la presenza di uranio, dal cui decadimento deriva il radon, un gas radioattivo che in atmosfera si dissolve rapidamente, ma che può costituire un rischio se si accumula in alte concentrazioni in ambienti chiusi. Negli ultimi anni l'attenzione sulla questione del radon indoor è cresciuta a causa dei riconosciuti effetti cancerogeni del gas e sono state emanate leggi che stabiliscono che la concentrazione massima ammessa nei luoghi di lavoro e negli edifici pubblici sia di 300 becquerel su metro cubo. La mappa della concentrazione media di radon nelle abitazioni per ogni regione italiana mostra che Lazio e Lombardia sono le regioni con valori più alti. Il problema è particolarmente rilevante in una città come Roma perché oltre metà dell'area urbanizzata è costruita su depositi vulcanici. Una recente campagna di misura di radon indoor nelle abitazioni dell'area metropolitana di Roma ha mostrato che livelli elevati di radon tendono a concentrarsi nei quartieri centrali. Lì, infatti, gli edifici risalgono a fine 800. In questa zona nemmeno i piani alti possono essere considerati sicuri in termini di radon indoor, a causa della possibile emissione del gas dalle pareti. Da notare che oltre a geologia e fattori ambientali sui quali abbiamo poco controllo, anche le abitudini di vita hanno una forte influenza sui livelli di radon osservati, in particolar modo quelle relative alla ventilazione degli ambienti e all'utilizzo del riscaldamento.